Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento di blogsicilia.it. Vi abbiamo promesso di essere sul pezzo sulle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Eccoci qua nuovamente. Oggi abbiamo ospite Cettina Martorana, candidata del PD nel collegio di Palermo per prossime elezioni regionali. Quindi lei aspira a un posto da parlamentare regionale, ma noi sappiamo che lei è una professionista molto stimata, con un background molto solido. Esce recentemente da un'esperienza di 1 anno e mezzo come assessore comunale nella giunta Orlando. Io le chiedo, ma scusi, lei che è così brillantemente apprezzata, ma chi glielo fa fare di tornare in politica dopo già questo 1 anno e mezzo abbastanza turbolento, diciamoci la verità, all'interno della giunta comunale? Sì, grazie, intanto saluto tutti. La domanda è pertinente, effettivamente. Allora, io sono un dottore commercialista, svolgo la professione già da tanti anni. Poi nell'aprile del 2021 ho avuto la possibilità di svolgere l'incarico di assessore alle attività economiche, al SUAP e ai mercati del Comune di Palermo. Lì per lì la domanda che mi è stata posta mi ha lasciato un po' perplessa, perché appunto, proprio perché lavoro, proprio perché ho una famiglia, mi sembrava appunto che il carico sarebbe stato troppo. E quindi avevo anche detto di no. Però poi i miei figli mi hanno detto: mamma, non puoi. Quanti anni hanno i suoi figli? 9, 14 e 17. Bellissimo. Sì. Quindi secondo me è inciso di più quello di 9 anni, perché era lì, come dire, il punto debole per la decisione, no? Sì, era, diciamo, sicuramente il soggetto un po' più da tutelare, vista l'età ancora così piccola. Però loro appunto mi hanno detto: mamma, non puoi rinunciare, perché in questo momento ti viene offerta la possibilità di fare qualcosa per la tua città. Se tu rinunci, non avrai più diritto di lamentarti. Questa frase mi ha fatto riflettere, perché effettivamente mi sono resa conto che stavo dando un esempio sbagliato, di rinunciare per continuare la mia vita, che era già impostata in un certo modo, e quindi secondo me poteva essere una scelta anche egoista, perché sicuramente sarebbe stato molto più faticoso, come effettivamente è stato, dire di sì. E quindi mi sono sbracciata. Quindi in questo caso la scelta di fare politica è stata anche un dono verso gli altri, levando qualcosa ai propri familiari? L'ha vissuta un po' così? Io l'ho intesa così, come una concessione. Non voglio sembrare assolutamente presuntuosa, perché non lo sono, però ho dovuto regalare il mio tempo alla città. L'ho fatto molto volentieri, perché è chiaro che poi, se uno assume l'incarico, lo deve svolgere appieno. E quindi dalla mattina alla sera, anche il sabato e la domenica, ho lavorato per la città. Certe volte mi sembrava di faticare, come se cercassi di spostare delle montagne, perché effettivamente la burocrazia, tanti impedimenti rendono tutto molto difficile. Però ce l'ho messa tutta, e tante piccole cose sono riuscita a farle, quindi sono contenta. L'esperienza è stata assolutamente positiva. Ed è per questo che poi ha scelto. Allora, dopodiché, adesso, che cosa è successo? Pensavo di aver finito, invece Caterina Chinnici, che è una persona che stimo tantissimo, credo che i suoi ideali siano importantissimi per la nostra regione, e quindi penso che una figura come la sua possa dare veramente credibilità alla nostra regione. Mi ha chiesto di candidarmi. Quindi è stata una richiesta proprio del candidato presidente del PD, dite: vieni con me in lista. Esatto. Infatti sono nella sua lista regionale. Mamme e nonne al potere, me la mettiamo così? Sì, dobbiamo coinvolgere però appunto i giovani. Battute a parte, sì. Esiste un problema concreto, dottoressa Martorana. Cioè, le donne ancora in politica non è che abbiano tutto questo spazio in Sicilia. Ora non ricordo bene i numeri, ma nel precedente governo mi sembra forse un assessore, c'è stato un assessore soltanto. Allora sì, questa è una domanda molto importante, non soltanto per le donne, ma penso per la società, perché di fatto, per esempio, nell'ultima... Non dare spazio alle donne significa rinunciare a metà della società, al contributo di metà della società, come minimo. Non soltanto numericamente, ma credo che la presenza di delle donne... Io sono un giornalista, sono cinico, quindi vado come dire al... Sì, va bene. Quindi la presenza delle donne, così come nel caso contrario, se fossero tutte donne, ci sarebbe bisogno invece degli uomini, quindi è chiaro che è il confronto tra due modi di pensare in maniera differente che danno appunto un valore aggiunto, quindi questo modo, l'approccio differente, il confronto. Ma lo sa, la posso interrompere? Certo. Lo sa che c'è un famoso esperto di
comunicazione, non è un mago, è un ricercatore, il professore Paul Vaslavik, che ha scritto un bellissimo saggio, le prometto che glielo regalerò, il 26 settembre a fine campagna elettorale, con i risultati ottenuti, la invitiamo nuovamente qui a Talk Senz'altro, Sicilia chiederò con per volentieri. commentare i risultati. Io le porterò questo libro, il professor Vaslavik, dove sostiene che il pensiero delle donne è circolare, mentre quello dell'uomo è lineare, o forse probabilmente il contrario, questo non lo ricordo tanto bene. Cioè sono due modi, è veramente Non c'è così. dubbio. Non... Con questo non è necessario immaginare che il lineare sia migliore No, circolare, è infatti il semplicemente confronto è diverso. diverso. Ma infatti dalla diversità nasce il confronto, dal confronto nascono soluzioni condivise, efficaci ed efficienti. Ora, infatti, credo che uno dei primi interventi legislativi che occorrerà fare alla Regione sia proprio quello di prevedere la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni Ma non è già regionali. prevista? No, purtroppo no. In Sicilia siamo una delle pochissime Ma per le regioni. politiche sì, però. C'è. Per le politiche si vota direttamente il partito, quindi non si Non c'è darà la un. Ma preferenza del nello nome. scorrimento delle liste c'è Sì, c'è un. l'alternanza. L'alternanza. In Sicilia no. In Sicilia E no, perché non lo facciamo? perché appunto già a livello. Allora, nel 2016 già il Parlamento ha previsto e ha suggerito, ha previsto una norma che imponesse appunto questo tipo di doppia preferenza di genere. Tutte le regioni, quasi tutte le regioni si sono adeguate, quella nostra, pur essendo a statuto speciale e quindi paradossalmente pur potendo provvedere autonomamente, non lo ha fatto. Quindi sicuramente una carenza. Tra l'altro ritengo che io sono per esempio a favore delle quote di genere. Molti uomini dicono: ah, ma In che senso fuori le quote di genere? Cioè perché creare delle leggi e regolamenti di che fatto già le blindino quote di sostanzialmente fatto l'accesso? già le quote rosa in molti consigli di amministrazione, collegi sindacali, anche per determinati pubblici uffici, viene imposta una certa percentuale di quote rosa. Questo che cosa comporta? Che molti uomini dicono, o anche molte donne, dicono: ma la donna dovrebbe essere scelta per motivi meritocratici. Ma non c'è dubbio, ma questa è la base, ma anche gli uomini devono essere scelti per motivi meritocratici. Ora, a livello sociale, succede che effettivamente tutti concordiamo sul fatto che le donne dovrebbero avere le stesse opportunità degli uomini, tutti, a chiunque lo Puoi dovessimo passare chiedere. dalla Però teoria alla per pratica, educare, è sì, questo. purtroppo c'è un pensiero, però poi l'azione non coincide con il Ma questa non è un pensiero. po' una responsabilità delle donne? Che devono sgomitare magari un po' di più? No, ma noi penso che sgomitiamo, perché nel momento in cui ci istruiamo, lavoriamo, ci mettiamo a disposizione, allora che cosa succede? Che poi effettivamente facciamo talvolta un passo indietro nel momento in cui si crea la famiglia, perché ci rendiamo conto che A se il meno che non si marito. abbiano dei figli lungimiranti come i suoi. Però è anche qua una questione di educazione, di dare l'esempio, di mettersi in gioco e quindi loro fanno un pensiero in base a quello che è l'azione di ciascuno di noi. Sicuramente comunque perché dovremmo aiutare la società, perché quando aiutiamo la società intendo dire mettere più asili, creare quelli aziendali, creare una copertura. Mi perdoni, ha toccato un tasto dolente, asili nido. Se non sbaglio, la Sicilia ha perso la possibilità di accedere ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sugli asili nido. Sì. Ok, lei, facciamo un gioco, come dire, una simulazione. Lei diventa deputato regionale. Qual è la prima cosa che chiede per rimodulare o, diciamo, cercare di recuperare quello che si è perso o se sia stato perso del PNRR? Allora, Visto che lei comunque, dottore commercialista, è la sua materia, no? esatto, quindi sì, sicuramente va proposta, rivisitata tutta questo ambito degli asili nido perché è una priorità non soltanto per le donne, ma proprio per la società, perché avere un asilo nido intanto più vicino a casa significa anche minore tempo nell'accompagnamento, significa meno strada, significa meno traffico, significa Meno inquinamento ambientale. Una migliore qualità della vita, non soltanto per il bambino ma anche per la famiglia, significa quindi migliorare a 360 E più gradi la. possibilità di accesso al mondo del lavoro alle donne pure. Certo, perché è anche ai papà, perché non è soltanto un problema delle Sono donne. stato colpito, touché, mi arrendo, ha Il ragione. bambino non è un problema, Ma cioè, vedi, ha intanto è un valore perfettamente aggiunto per ragione, la perché famiglia. c'è questo schema mentale che ci viene tramandato. Più, No, per me è venuta immediatamente esatto, non è l'immagine, le un problema. mamme possono lavorare di più. No, Lei correttamente mi ha le detto, anche i mamme e i papà, papà, è la vero. famiglia può dedicarsi maggiormente perché avrà meno tempo da impiegare appunto nell'accompagnamento, sono più sereni perché sanno che il figlio è a poca distanza.
Quindi comunque un rispetto per l'ambiente perché c'è meno impiego del tempo in macchina, meno inquinamento, quindi è una rigenerazione a 360 gradi di quello che è l'organizzazione familiare, la qualità della vita e anche Allora, dell'ambiente. immaginiamo che bambini che hanno frequentato gli asili nido che lei ci farà avere nei prossimi anni siano cresciuti. Sì. A questi ragazzi siciliani, che modello di sviluppo possiamo proporre? Ok, questa è una domanda fondamentale. Allora, partiamo dal presupposto che in questo Partiamo momento. da un dramma sociale, Sì, partiamo dal presupposto che in questo momento, a parte l'aspetto sociale e anche familiare, quindi affettivo ed emotivo di ciascuna famiglia che vede, istruisce il proprio figlio e poi il figlio va, costretto ad andare a lavorare fuori, c'è anche un problema di natura economico, perché nel momento in cui noi investiamo sui nostri figli, li facciamo lavorare, così, li istruiamo, quindi la nostra società, la nostra terra sostiene il costo dell'istruzione. Dopodiché, quando questo ragazzo diventa adulto ed è in grado di generare reddito e ricchezza, lo va a fare altrove. Se ci pensiamo, questa è una cosa paradossale. Quindi il costo è nostro, la ricchezza e la produzione di reddito avviene altrove. Ma in un Quindi, mondo aperto e globale non dovrebbe essere normale tutto allora, questo. Il problema non è forse l'interscambio? bravo, infatti, bravissimo. Infatti, il problema qual è? Non è tanto il fatto che il nostro figlio vada a lavorare altrove, È che perché qua ci non può viene anche nessuno. stare. Il problema è che non siamo attrattivi sufficientemente affinché ci siano altri ragazzi che da altri paesi vengano nel nostro territorio. Quindi l'attrattività è il nostro problema. Non è il fatto che il nostro figlio ha il diritto di andare a lavorare ovunque voglia, però ha anche il diritto di poter scegliere di tornare. Questo è il passaggio che manca. Quindi dare l'opportunità ai nostri figli di lavorare altrove e scegliere, qualora volessero, di ritornare e fare in modo che i figli, insomma, derivanti da altri territori, scelgano il nostro territorio. Allora, per fare questo, sicuramente la tecnologia digitale aiuta tantissimo perché consente di utilizzare degli strumenti come lo smart working e il south working, il che significa. Possiamo Sì, spiegare? certo. Ora Smart working lo faccio degli sanno tutti esempi. cos'è. Il south Soft working. working, vediamo se ho capito Esatto. bene, ho letto le sue interviste, quindi vediamo se sono riuscito a cogliere il senso. Soft working significa che le grandi aziende che hanno sede fuori dalla Sicilia facciano lavorare, danno la possibilità a ragazzi siciliani di lavorare remoto. Esatto. Ok, è bellissimo, lavorano i ragazzi siciliani, ma è questo il futuro che possiamo dare ai nostri ragazzi? Allora, C'è questo. tutto, diciamo, nell'essere comunque sempre manovrati, come dire, come. No, intanto avere l'opportunità di scegliere dove andare a lavorare. Sicuramente, tra l'altro, questo è un progetto concreto e immediato, perché se pensiamo a Danno una risposta immediata, esatto, questo è soluzioni di lungo chiaramente. periodo ce ne sono tantissime, però da cominciare dalle start-up innovative, dall'innovation hub a livello regionale, quindi là ovviamente Sull'innovation incorre. Hub vorrei che lei facesse un focus Ok, specifico. faccio. Questo dello smart working e south working è veramente una risposta immediata e ho un esempio concreto. Quando sono stata assessore, ho invitato un Regenerative Marketing Institute, che è il cui fondatore è Philip Kotler, che è Ah, ci il picchia. esatto, La Bibbia del marketing del bravissimo, management. bravissimo, il marketing Io ce l'ho moderno. il doppio volume Esatto, tutti blu, con i quanti. coniglietti. Mi ricordo, la storia dei coniglietti è fantastica. Là Esatto. si capisce esattamente cosa significa marketing Esatto, perché management. lui è veramente Ah, beh, sì. un genio. E quindi Philip Kotler si è interessato a Palermo. Io ho proposto che si Mannaggia, se l'avessi interessasse. saputo sarei venuto a salutare il professor Kotler, Abbiamo perché fatto, allora, stiamo lui, parlando. ovviamente lui è grande, quindi abbiamo fatto dei Grandicello, eh. collegamenti online. Poi abbiamo fatto un evento a Villeggea l'1 settembre del 2021 e ci siamo collegati con lui in America. Lui ha mandato qua in Italia, in particolare a Palermo, una sua squadra di professionisti, tra cui Christian Sarkar, che è uno dei migliori pensatori a livello mondiale, tra i primi 50, quindi una testa, diciamo che ci. Una testa d'uovo, chiamiamolo. Si figuri che. Lei si appassiona però quando ci sono queste, Sì. cioè si vede nel suo DNA maneggiare, come dire, bilanci, strutturare società, a creare, Sì, no? ho la fortuna di È fare bello quello che mi creare piace, imprese, no? assolutamente, perché poi Cioè, sono rimangono sul sviluppo. territorio. Esatto, creano sviluppo. Allora, abbiamo fatto questo progetto. In sostanza, Christian Sarkar, così come Rico Foglia, sono venuti qua a Palermo, hanno lavorato sul progetto di Regenerative Palermo, hanno avuto a che fare con imprenditori, professionisti, operatori del sociale.
E hanno messo a sistema i punti di criticità e i punti, Che diciamo, cosa è emerso da che cosa è questa? emerso? Che effettivamente c'è tanto da sviluppare a Palermo e si figuri che durante uno di questi incontri ha partecipato un rappresentante di una grandissima azienda multinazionale che ha deciso, a seguito di questa visione di Palermo rigenerativa, ha deciso di investire a Palermo aprendo una nuova sede e a seguito di questi incontri già 44 neolaureati Ma che dell'Ateneo azienda è questa? palermitano, Probabilmente la si può posso dire? dire? Sì, Sì. la BIP è una consulente, è Si può dire, diciamo, una società, no, non anzi, è pubblicità occulta, è una notizia magari di lo facessero cronaca. tutti, È una sì, ma notizia di credo che è cronaca, uscito sui quindi. giornali Sì, per carità, lo proprio a possiamo maggio. citare. Sì, si occupa di consulenza aziendale e di digitalizzazione, per cui ha assunto questi 44 ragazzi che lavorano attraverso lo smart working, ma la cosa che loro non si aspettavano è Sai che mi ha che. convinto? Io avevo qualche dubbio sul smart working, però quando sento una compagnia di questo prestigio e vedo che dei ragazzi palermitani possono essere inseriti in questo contesto, allora sì che capisco cosa vuol Sì, dire smart ma working. poi soprattutto perché è successo quello che loro non avevano neanche ipotizzato, e cioè che molti dipendenti che attualmente lavorano a Milano hanno avuto la possibilità di venire a lavorare a Palermo e loro hanno chiesto di venire a lavorare a Ed è Palermo. questa la cosa più bella che può Esatto, quindi accadere, perché. siamo attrattivi. Che è successo? Il No, microfono? toccatemi, No, ho no, detto, non succede nulla. ok, sì, e quindi cioè abbiamo la dimostrazione che siamo attrattivi, quindi questo è il primo passo immediato. Dopodiché bisogna lavorare perché, per esempio, lei mi diceva poc'anzi, parliamo anche delle start-up innovative, ce ne sono tante perché noi abbiamo dei cervelli siciliani che sono incredibili, Vero. che ci invidiano in tutto il mondo. Per esempio, il meraviglioso spot della Red Bull a Palermo l'ha Sì, fatto una compagnia, credo che sia una startup palermitana. palermitana, Dei questo è fondi con i fantastico. droni che scendevano da Dei Mondello. ragazzi Peccato che non abbiamo le fantastici. immagini, sennò sarebbe stato divertente mandarli. Qualcuno si è lamentato perché Palermo è stata chiusa. Ma cioè, è possibile che ogni volta che Allora, si fa qualcosa di però, buono per questa città allora, c'è sempre. Il suo ex sindaco, ex datore di lavoro, sono cattivo, no? il mio Il sindaco. suo sindaco parlava sempre di nemici della contentezza. Allora, questo è il Ora lei mi deve palermitano, spiegare una cosa. però devo dire una cosa. Perché lei si candida in una città così tanto piena di nemici della contentezza? I suoi competitor sono un po' nemici della contentezza o Può darsi che lo siano, però io no, e quindi vado no? La sua per strada. la mia strada, perché spero che si. Dritta e veloce come una Red Bull lanciata sul lungomare di No, Mondello? le volevo dire infatti in merito a questo aspetto che all'epoca, quando allora, quando ci fu la decisione di mandare, di fare questo spot, io ancora non ero assessore, ma mi sono beccata tutte le lamentele, perché dopo che diciamo, il progetto ha avuto luogo e la città è stata chiusa, diciamo, abbiamo avuto tante Forse lamentele, ci è sia stato stato. qualche errore di comunicazione, però Esatto, e infatti diciamo questo, infatti io ho chiesto niente scusa, di. perché secondo me quando l'amministrazione comunale sbaglia, ma così come Sì, ma qualunque. davanti a un evento Sì, internazionale non però si può, come avremmo potuto dire. semplicemente dirlo per tempo ai cittadini affinché si organizzassero di conseguenza. Quindi quando i Vabbè, giornalisti. potevano lasciare la Sì, ma macchina e camminare in se uno ha autobus. degli impegni e non Io sa che cammino a quella. piedi, Dai. non Però, faccio niente. vabbè, comunque, secondo me c'è stato un errore di comunicazione, quindi in questi casi bisogna fare tesoro dell'errore ed evitare, tant'è vero che avvenga di nuovo, tant'è vero che quando poi c'è stata l'esperienza, quella della ruota panoramica di un'altra grossa azienda, Me la sono persa la quella ruota della, panoramica. no, Aperol, allora là ho fatto una comunicazione tempestiva, l'ho comunicato a tutti affinché tutto questo non avvenisse e anche quando abbiamo fatto altri grandi eventi, come per esempio quello legato a Falcone, insomma, mi Ah sì, sono l'evento dell'editoria assicurata, internale è esatto, mi sono stato. assicurata che la Lì un comunicazione, orologio, Palermo sembrava città svizzera. esatto, è perché mi sono assicurata che appunto la comunicazione avvenisse per tempo perché i cittadini vogliono il bene della propria città, però devono essere messi Abbiamo nella parlato di condizione. Falcone e Borsellino. Sì. Lei si candida a fianco di Caterina Chinnici. Esatto, Inutile, esatto. cioè, io chiedo a chi ci sta guardando, c'è bisogno, vi spiego chi è Caterina Chinnici e chi è Rocco Chinnici? No, immagino di no. Se non lo sapete, purtroppo ve lo devo dire con tanto affetto, è un problema vostro, andatelo a cercare voi sui libri di storia della storia della Sicilia, perché c'è la storia di Rocco Chinnici, la storia di Magistrato Antimafia, dottoressa Chinnici sappiamo chi è. Esatto. È Lei l'unica. però non è tanto, lei arriva qui con i suoi occhi azzurri, brillanti, col sorriso, però lei è abbastanza lancia punte di curaro ai suoi competitor di Caterina Chinnici.
Lei già si è presentato, si è messo le mani avanti, ha detto: noi siamo l'unica proposta per la credibile per la Sicilia, il resto Sì, non esiste. perché secondo me Ah, Caterina le faccio le Chinnici. domande, Sì. no, non facciamo l'endorsement di Chinnici, è ovvio No, che lei ci può ci parlare, credo, ma sì. l'ho fatto io già la premessa, sappiamo Va chi è la bene, dottoressa ok. Chinnici, lo diamo per scontato. Qual è il peggiore difetto che rimprovera la coalizione guidata dal senatore Schifani? Il peggiore difetto, allora. Evitiamo le querele. Esatto. E già questa è la risposta sufficiente. Va bene, andiamo avanti. Catena o De Grazie. Luca? Allora, penso che i contenuti siano eccessivamente gridati, non mi piace questo modo di fare politica, anche perché spesso consiste anche nella denigrazione. Ritengo che invece Ci vuole sempre un bisognerebbe po' di stile nel fare di politica, no? stile di Anche per quello che dobbiamo confronto, raccontare ai nostri figli. anche di confronto, perché possiamo essere in disaccordo, però attraverso il confronto possiamo trovare una soluzione condivisa, quindi non mi piace questo E attacco poi così. arriviamo all'occasione perduta, perché lei, da dottore commercialista, avrà, leggendo i sondaggi, avrà fatto quattro conti, eh? Cioè, se ci fosse stata un'alleanza con i 5 Stelle, vincere la partita era, come dire, un traguardo più facilmente abbordabile, dando comunque per scontato che da qui al 25 settembre può succedere di Sì, tutto. ma infatti Cioè, non è questo veramente piccolo un'occasione gap perduta. si sta comunque giorno per giorno riducendo e Ma ci sono due quindi. candidature. O facciamo il voto disgiunto a favore della Chinnici, chi lo sa? Potrebbe Potrebbe essere una soluzione. essere una soluzione. Allora, facciamo un ultimo gioco di simulazione perché il tempo a nostra disposizione sta scorrendo velocemente. Poi, insomma, Infatti. quando si parla, si discute così amabilmente, il tempo vola via Grazie. sempre più velocemente. Facciamo un gioco per chi ci ascolta. Sì. Lei arriva al Parlamento regionale, al fianco di Caterina Chinnici, presidente. Vuole diventare, le si candida a un ruolo di governo o preferisce fare una battaglia parlamentare per presentare leggi, per essere un po', come dire, l'antenna di un mondo professionale all'interno del Parlamento Allora, la regionale? domanda è molto interessante. Io ho La domanda avuto. che è molto interessante è la risposta democristiana per No, antonomasia. è una risposta Non sincera. ha origini democristiane No, lei, non ha, io no. ho Sempre di. semplicemente dato Le rivendica espresso un coerentemente il suo giudizio. essere di sinistra da Ho sempre. espresso un giudizio in merito alla tipologia di domanda. In sostanza, perché lo ritengo molto interessante? Proprio perché i miei colleghi, dottori commercialisti, mi hanno dato mandato di rappresentare le istanze proprio della nostra categoria, che non è nel senso di categoria chiusa, ma nel senso di tutte le imprese, il problema della semplificazione delle leggi, il problema delle modalità Ah, ma attraverso quindi cui. lei si mette, come dire, il kimono e si fa esplodere al Parlamento regionale chiedendo semplificazione amministrativa. Sì, ma già Ma c'è lei è una una legge, ma già rivoluzionaria. c'è una Che legge. Guevara è niente a Già confronto. c'è una E la legge facciamo del applicare? 2011 di Caterina Inapplicata. Chinnici che è rimasta inapplicata e noi siamo qua ora per Quindi la applicarla. Io battaglia. l'ho riletta ed è veramente attualissima, è veramente attualissima, sembra scritta ieri e invece sono Sì, passati Caterina 11 Chinnici è stata anni. assessore alla funzione pubblica al governo Esatto. Lombardo, quando Lombardo passò al centro-sinistra. Sono trascorsi 11 anni e la legge è attuale e quindi dobbiamo, perché comporta snellezza, semplificazione e anche un'impostazione del lavoro dei Quindi per sé dipendenti. che il mandato ricevuto dai suoi colleghi dottori commercialisti non è per una lobby di No, categoria, no, ma no, perché i a dottori favore dell'economia, commercialisti sì. rappresentano le imprese del territorio. Ho Assolutamente detto, sì, quindi state assolutamente. bussando alla porta della regione, ho detto toc toc, burocrazia. Perché Ti vuoi mettere al passo coi tempi, un po' questo? paradossalmente, proprio la nostra categoria è la meno rappresentata al Consiglio Comunale, anche all'ARS, perché forse lavoriamo tanto e non abbiamo il tempo di occuparci di altro, ma invece ci dobbiamo occupare di 30 secondi, quest'altro. Mi dica. caro energia, che facciamo? Come salviamo le imprese siciliane? Secondo me col superbonus. Secondo me ha ragione perfettamente. Ho fatto una papera, ma questa la tagliamo perché è il bello della diretta o della pseudo diretta, perché poi andiamo pure in differita. Ma è possibile applicare una norma come quella stata fatta in Basilicata, dove il Presidente, per un motivo di compensazione ambientale, ha messo sul tavolo centinaia di milioni di euro e ha detto: i lucani non pagano più il gas per 2 anni? Allora, tutto dipende dalle singole situazioni. È chiaro che se c'è disponibilità di fondi, si Comp può ho parlato di decidere. compensazione, quindi sta chiedendo alle compagnie energetiche di mettere delle fiche sul tavolo. Il tema dell'ambiente è un tema caro al Ok, mondo della potrebbe sinistra. essere soltanto una soluzione di breve periodo. Dobbiamo andare verso una soluzione di lungo periodo, perché è chiaro che non dobbiamo più dipendere appunto dal gas, dobbiamo arrivare al 2050 con New emissione. Green Deal.
Esatto, brevissimo. Quindi bisogna arrivare con emissioni zero e per fare questo dobbiamo efficientare gli immobili, dobbiamo lavorare in questo senso e secondo me appunto il super bonus è Potrebbe essere una soluzione di lungo periodo, quindi perché sulla anche strega quello di quanto fatto a Roma dal governo Draghi, no? Facciamo un governo Draghi alla sì, siciliana. Sì. ora è stato bloccato il super bonus, ora finalmente sembra Che che stia sì. ripartendo, sì. Esatto, e in questo noi professionisti possiamo dare una grande mano d'aiuto attraverso visti di conformità, attraverso le asseverazioni che vengono invece date dai tecnici che possono essere ingegneri, architetti. Quindi secondo me il mondo professionale può assistere e guidare, Accompagnare la società. esatto, per fare in maniera tale che lo strumento venga Un utilizzato in po' maniera più di tecnica e professionale. meno burocrazia. Questo Esatto, e noi, esatto, e tra l'altro ritengo che proprio il concetto di asseverazioni possa aiutare tanto nell'ambito della burocrazia, perché laddove il professionista assevera una certa situazione di fatto e la dichiara alla pubblica amministrazione assumendosene la responsabilità civile e penale, secondo me l'amministrazione locale o regionale può utilizzare quell'asseverazione per snellire la pratica, quantomeno da un punto di vista Io dell'istruttoria. devo confessare l'ignoranza, al concetto tecnico di Ok, io asseverazione mi arrendo, me lo lo dico spieghi un io. attimo. Allora, un ingegnere o un dottore commercialista assevera che cosa significa? Che giura e quindi Ah, ho dichiara, capito, una sorta di certificazione di esatto, qualità. dice io ho Ok, visto la dichiarazione grazie. dei redditi di questo signore che guadagna 30.000 euro, quindi io assevero che questa è la verità. Perfetto. Quindi se ne assume la responsabilità Responsabilità. sul contenuto che deve essere vero. Conforme alla realtà. Esatto, quindi in questo caso, se la pubblica amministrazione si avvale delle asseverazioni da parte dei professionisti, i professionisti hanno la responsabilità della veridicità del contenuto di quanto Va dichiarato. bene, basta. L'abbiamo Basta. spiegato, dottoressa Martorana. Lei però chiedo di asseverare una cosa. Il tempo a nostra Dica. disposizione è finito. Lei assevera che il 26 settembre, alla fine campagna elettorale, sarà qui nuovamente da noi a raccontarci com'è andata questa Volentieri. campagna e a raccontarci un po' di retroscena. Sì, Di... Va volentieri. bene, allora cioè, Grazie. il tempo di salutare chi ci ha seguito. Grazie alla dottoressa Martorana, candidata nel Partito Democratico a sostegno di Caterina Chinnici, che è presidente nel Collegio di Palermo. Grazie nuovamente, grazie a chi ci ascolta. Beh, ci vediamo presto nuovamente qui su Talco Sicilia. Con la dottoressa Martorana ci rivedremo il 26 settembre. Grazie, Arrivederci ancora. arrivederci.